Ci troviamo a Villa Signus, sono le vacanze del 2011, agosto 2011 e come ogni anno ormai su Apple Caffè facciamo la nostra prova di registrazione video subacquea, questa volta con iPhone 4, visto che insomma ne disponiamo da meno di un anno. E vediamo che alla prova subacquea, che a differenza delle precedenti col 3GS e con iPad 1, vediamo che abbiamo la possibilità di registrare video sia dalla fotocamera frontale che da quella posteriore, quindi vediamo all'esterno ciò che si trova di fronte a noi, lo vediamo a un'ottima risoluzione, questa è la prima volta che lo vediamo così bene, e anche ciò che si trova frontalmente, quindi la nostra facciona con la maschera, e le riprese essendo a pochi metri sotto il fondale, quindi massimo 5 metri, questa è la tenuta stagna di Aquapac garantita, e vediamo, sì, all'inizio sono un po' confuse perché nuotando in apnea sott'acqua, ovvio che questo sia l'effetto, però è interessante vedere quando si riesce a beccare qualche personaggio abitante del fondale marino, qualche pesciolino, e è interessante notare come si veda nitidamente, nonostante la nuotata poco stabile da parte mia. E in questo video girato a Villa Signus ho cercato di far vendere chiaramente l'idea di come ci sia il passaggio dal fondale, quindi la luce che c'è sott'acqua e la diversa luce che c'è all'esterno dell'acqua, e come questo non abbia nessun risultato negativo nella ripresa, perché viene effettuata perfettamente la conversione dell'esposizione dal momento in cui si è sulla superficie del mare a quello in cui si è sotto la superficie del mare, e senza nessun tipo di ritardo nella messa a fuoco. Gli unici momenti in cui la messa a fuoco è un po' precisa è quando c'è un movimento forte, un movimento improvviso, per il resto è perfetta. Quindi questa volta ci possiamo ritenere più soddisfatti che mai della resa delle riprese subacquee con iPhone 4 messa all'interno della custodia Aquapac, che consente una tranquillità fino a 5 metri. E, che altro dire, sono buone vacanze a tutti da ipocaffè.net. Ciao!